perché Isco soprattutto non gioca mai, perché davanti a Bale, Ronaldo e Benzema, Morata, Ames, Rodriguez, però secondo me io la Juve lo prenderei e giocherebbe. Operazione del Real Madrid, cioè prendere a senso, dare solo i 3 milioni, è stato un capolavoro. Da dove lo ha preso? Esatto. Dal Malaga. Ah, giocatore pazzesco Asensio. Anche lui, pazzesco. sì, grande giocatore. Ha deciso già la Supercoppa di Spagna. Ha segnato pure col Bayern Monaco. Si è marcato tutta la difesa e poi ha deciso di incastrare una buona Neuer. Una notizia per tutti gli amanti del calcio giovanile come te. Dicci. Che la Rai si è aggiudicata i diritti esclusivi di trasmissione dei campionati europei di calcio Under 21 delle edizioni 2017. Edizioni 2017 in Polonia e del 2019, che poi quelli di Polonia cominceranno tra poco. Esatto, tra fine maggio credo. Sì, io guarda, mi ricordo, vidi quelli di 4 anni fa, del 2013, non mi ricordo bene, forse era in Olanda con l'Italia che arrivò in finale e fu sconfitta dalla Spagna. In quelle partite ci furono due giocatori che mi piacquero moltissimo. Uno era Thiago Alcantara. Che giocatore? Anzi, scusate, tre. Uno Thiago Alcantara, però già si conosceva perché comunque ha giocato già al Barcellona, anche se era riserva, anche se era un po' riserva tra Xavi e Iniesta, però già giocava. Un altro era Morata, che non si conosceva lui, e invece l'ho proprio visto in quell'occasione, insomma, giocò molto bene. Un terzo, Kevin Strootman, che poi l'anno dopo passò alla Roma. Infatti Kevin Strootman prima dell'infortunio, prima dell'infortunio traumatico che ha ricevuto, era un giocatore la prima volta lo vidi in quel europeo, giocò veramente delle grandissime partite, insomma. Poi la Roma lo prese l'anno dopo e subito già mi ricordavo di questo. Sì, sicuramente è un grande giocatore. Per concludere il discorso Madrid, comunque secondo me andrò controcorrente come al solito, perché quando ci sono gli italiani in ballo vado controcorrente. La Juve è favorita in un'ipotetica finale, secondo me. Perché non è favorita? Perché la Juventus, a parte, ripeto, già il discorso della fame che dicevo l'altra settimana, il Madrid è comunque una squadra, per carità, affamata, ma viene da due coppe campioni in 3 anni. La Juve non la vince dal 96. Tutti i giocatori della Juventus non hanno mai vinto tranne Khedira. No, correggimi se sbaglio. Khedira sì, e Dani Alves. E Dani Alves non hanno mai vinto la competizione. Ah no, anche Mandzukic col Bayern. È vero, segnò pure in finale. Sì, comunque 3 su 11. Comunque 3 su 11, invece Real Madrid appunto l'ossatura è la stessa, quindi credo giusto Asensio che sia nuovo o qualcun altro. Quindi comunque non lo so, se la Juve riesce a giocare la partita, soprattutto perché poi, come abbiamo già visto nel coprire l'attacco Messi, Suarez, Neymar, che non ha nulla da invidiare a Bale, Benzema, Ronaldo, un Morata, Ronaldo, Benzema, insomma quello che sia, qui la Juve può tranquillamente riuscire, tranquillamente no, può comunque riuscire secondo me ad alzare il trofeo, e questo confermerebbe come la Juve secondo me è in assoluto la squadra in Europa da battere almeno quest'anno. Vediamo poi, magari se in estate Bayern si rafforzerà, Real si rafforzerà, il Barcellona, chiunque, il Chelsea sta facendo un campionato assurdo. Invece volevo coinvolgervi in un argomento un po' più a lungo termine, pallone d'oro, che è stato monopolizzato da Ronaldo e Messi nell'ultimo decennio quasi. Io quest'anno lo ridarei a Ronaldo, Nel senso, manca, secondo voi quanto sarà importante la Champions? Una provocazione, perché è uscito il nome di Buffon. Secondo voi cosa ne pensate? No, ma anch'io sarei contento, sarebbe meritato più per la carriera. Ricordiamo il passato con Iniesta, esatto, Snyder che vince la Champions League, Milito, sì, no, uscì in quarti di finale mondiale. Sì, Messi fu eliminato in semifinale. Prima semifinale, uno era Uruguay, Olanda. No, semifinale Champions e quarti di finale al mondiale. Sì. No, ci potrebbe stare un po' con la Champions League in caso di triplete. Sì, infatti. Va bene, sono le 16:05. Vogliamo mandare una pausa e poi rientriamo con la Serie A musicale? Allora andiamo con Mumford & Sons. Anche perché sono iniziati adesso i primi Little Lion Man. Ci vediamo, ci sentiamo, anzi, scusate, tra qualche minuto.
my mind. You'll never be what is in your heart. Weep, little lion man. You're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself. Take all the courage you have left. Waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Yourself, my man, you know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine. Was your heart on the line? I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? But it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear?
16:12 siamo rientrati in diretta su Ogni Maledetto Sabato. Eccoci qua, adesso apriremo anche il nostro spazio dedicato alla Serie A, una Serie A che potrebbe vivere dei giorni di verdetti in questo fine settimana, sì, perché potrebbe esserci l'assegnazione dello scudetto, potrebbe esserci qualche altra retrocessione matematica. Matteo, vuoi dirci di più? Matteo, vuoi dirci di più? Vuole dirci di più e noi glielo lasciamo dire. Andiamo a vedere le partite per questa 35esima giornata di Serie A, che, come ha detto Marco, potrebbe dare i primi verdetti. Quindi ne posso interrompere un secondo? Che Ciofani ha sbagliato un rigore per il Frosinone. Vabbè, ha fatto bene a interromperci, a prendiamo nota. Verità, alcuni verdetti sono già arrivati, come la retrocessione del Palermo e del Pescara. Del Palermo ancora non è matematica, però del Pescara. Dunque sì, l'unico ufficiale è quello... Andiamo a vedere le partite che si svolgeranno. A partire dalle 18 di quest'oggi con Napoli-Cagliari. Scusa, ti interrompo solo un'altra volta. Rigore per Lentella. Calcio di rigore per Lentella. Vai Matteo, scusa. Alle 20:45 ci sarà il derby Caputo assegnato. Corcia, Ciccio Caputo. Stasera ci sarà il derby di Torino, appunto Juventus-Torino. Un derby che potrebbe appunto consegnare alla Juventus il sesto scudetto di fila. Sì, però sì, il sesto scudetto di fila, ma la Roma dovrebbe fare meno punti. A mezzogiorno domenica ci sarà Udinese Atalanta. Atalanta che è praticamente sparata verso la corsa che probabilmente la porterà in Europa League. Si trova a 3 punti dalla Lazio quarta, ma poi andremo a dire anche la classifica. Alle 3 si giocherà Empoli-Bologna, Pescara-Crotone, partite importantissime ai fini dello scontro salvezza, della lotta salvezza, Sassuolo-Fiorentina, Genoa-Inter, Chievo-Palermo, Lazio-Sampdoria, alle 20:45 il Pontecipo Milan-Roma. Andiamo a vedere velocemente la classifica, come abbiamo detto, con la Juve che si trova al primo posto. Ma secondo te ancora non l'ha vinto lo scudetto? La Roma può ancora risalire? C'è anche lo scontro di stiamo aspettando che vengono a vincere da noi. La Roma si trova con un pericolante secondo posto, pericolante perché il Napoli si trova terzo a solamente un punto, 65-74 i rispettivi punti. Spalletti, criticatissimo dalla piazza oggi in conferenza stampa, ha infatti detto che il terzo posto non sarebbe un fallimento. Che ne pensi, Valerio? Ma terzo posto, forse sono dichiarazioni che l'allenatore... Che cosa è successo a Spalletti? Mette forse un po' le mani avanti. Era partito bene, che adesso dite? Praticamente si sta rimangiando tutto. Io ero un difensore di Spalletti. Io sono tuttora un difensore di Spalletti, anche se alcune volte... Sta sbagliando qualcosa. Secondo me è l'approccio alla realtà, nel senso che... La realtà di Roma, poi sappiamo, soprattutto con lui, non è mai stata benevola fino in fondo, no? Ricordiamo anche il motivo per cui lui poi...